Ciao a tutti amici nerazzurri e bentrovati a un nuovo appuntamento con il TG Flash Inter News. L'Inter, dopo la vittoria in campionato contro il Torino, torna in scena in Champions League e oggi alle 18.45 ospiterà a San Siro il Salisburgo per la terza giornata del girone. Simone Inzaghi è pronto ad effettuare alcune rotazioni rispetto alla formazione dello scorso sabato. Dovrebbe rientrare Bastoni, che completa il terzetto difensivo insieme a Pavar sul centrodestra e De Vrij, favorito su Acerbi, in mezzo alla difesa. Sulle fasce pronto a tornare dal primo minuto Dumfries a destra con Carlos Augusto sul lato opposto in vantaggio su Di Marco. In cabina di regia Çalhanoğlu affiancato da Mkhitaryan e uno tra Barella e Frattesi, con quest'ultimo che può avere una chance da titolare. Attenzione alla coppia d'attacco perché al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe vedersi Sanchez al posto di Thuram. A San Siro non ci sarà il presidente Zhang, non ancora tornato dalla Cina. Il rientro del numero 1 nerazzurro in Italia è previsto per la fine dell'anno e quindi non sarà presente fisicamente all'assemblea dei soci di giovedì 26 ottobre, alla quale parteciperà in videoconferenza. Per tutte le notizie dell'ultima ora ci vediamo nel prepartita di Inter Salisburgo all'uscita delle formazioni ufficiali sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitch. Torneremo anche a partire dagli ultimi 15 minuti della gara per commentare insieme la prestazione dei nerazzurri. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Ci vediamo dopo. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.